Buongiorno, bentrovati, bentornati a Life. Questa mattina partiamo occupandoci di una vicenda di cronaca, una vicenda che sembra assumere i contorni sempre di più di una tragedia. Parliamo cioè della scomparsa di quella tredicenne che è scomparsa da Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, Yara Gambirasio, e della quale non si hanno notizie dal 26 novembre. Subito ci colleghiamo con il nostro inviato per capire qual è lo stato dell'arte dei fatti. Sappiamo che c'è stato un fermo, il fermo di un immigrato marocchino, ma pare che siano coinvolti in questa vicenda anche due italiani. Allora, Andrea Soglio è collegato con noi da Brembate di Sopra. Andrea Soglio, quali sono le ultime novità? Sono ricominciate le ricerche? Sì, buongiorno. Le ricerche sono cominciate questa mattina alle 8 al sorgere del sole, anche se, come dire, rese difficoltose dal maltempo. Adesso la neve che cadeva abbondante in nottata nella prima mattinata si è un po' attenuata. Comunque tutta la zona è coperta da 10-15 centimetri di neve che di certo non rendono facile, non agevolano il lavoro dei soccorritori. Parlavi te delle novità sull'inchiesta. Resta nel carcere di Bergamo Mohamed, questo ragazzo di 23 anni, marocchino, che è stato fermato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. E poi ci sono queste indiscrezioni su una, se non due, persone sospettate di aver fatto parte del sequestro e l'omicidio della ragazza di Yara Gambirasio. Gli inquirenti mantengono su questo il massimo riservo. Sembra però si tratti di due italiani e che non sono attese grosse novità in giornata dal punto di vista di nuovi provvedimenti di custodia eventuali. Comunque una giornata molto importante. Il magistrato pubblico ministero Letizia Ruggeri ha in procura a Bergamo, sta decidendo, e in questo momento con i giudici, se chiedere o meno la convalida del fermo per il marocchino fermato, lo ricordiamo, mentre tentava di lasciare il nostro paese. E nell'interrogatorio questo giovane 23enne che lavorava nel cantiere della Solvea, il centro commerciale dove si sono appunto fermati i cani che hanno seguito le tracce di Yara, ha dichiarato che era un viaggio suo programmato, non era una fuga e che non ha nulla a che fare con questa vicenda. Contro di lui però ci sarebbero alcune intercettazioni telefoniche, una su tutte è quella nella quale avrebbe detto: Allah mi perdoni anche se non l'ho uccisa io. E la sensazione in effetti che gli inquirenti in questo momento stiano mettendo un po' in secondo piano la figura di quest'uomo e puntando di più invece a questi due eventuali complici, lo ripetiamo, quasi sicuramente italiani. E nel frattempo, Andrea, abbiamo letto, sentito di fenomeni di intolleranza a Brembate. Devo dire che in questa vicenda, la scomparsa di Yara, quello che aveva colpito era la sobrietà della comunità tutta, la famiglia che ha deciso, insomma, di non esporsi in alcun modo, ma anche la comunità, no, che si era raccolta intorno alla famiglia e che aveva mantenuto un atteggiamento di grande civiltà, di grande rispetto nei confronti di questa famiglia. Adesso qualcosa sta accadendo, forse in funzione del fatto, anzi senza il forse, in funzione del fatto che è stato fermato un immigrato, un marocchino, appunto. Però devo dire che rispetto a quanto accaduto ieri mattina, con le prime notizie del fenomeno di questo tunisino, si erano scatenate un po' queste posizioni, diciamo così, razziste. Abbiamo visto anche degli striscioni qua in paese. Ebbene, la cosa pare molto attenuata oggi, un po' per le dichiarazioni del sindaco di ieri, ma anche fatte dai genitori di Yara, che per primi, parlando con il parroco e con gli inquirenti, hanno chiesto alla gente del paese che non si perda la testa, e le persone di Brembate stanno seguendo questo consiglio. Aggiungo poi che con il passare delle notizie che parlano di sospetti di eventuali italiani, il quadro è cambiato e un po' rappresentanza il fatto, poco fa, veramente pochi minuti fa, due persone hanno tentato di esporre uno striscione, un nuovo striscione, gli è stato impedito dagli uomini delle agenti della polizia locale. Comunque uno striscione in cui chiedevano nessuno, in cui dicevano che non doveva essere nessuna pietà per chi avesse ucciso Yara, indipendentemente, gli è stato poi chiesto dalla quando li abbiamo nazionalità, intervistati, diciamo così. dalla nazionalità, ecco, quindi è una rabbia che non ha più quello sfondo razzista che aveva ieri alle prime notizie del fermo del marocchino. Allora, intanto Andrea, se non ci sono altre cose, io ti saluterei, ovviamente pronti a riaprire il collegamento, ove vi fossero delle novità nel corso di Life. Grazie dunque ad Andrea Soglio e voglio salutare Luca Steffenoni, criminologo, autore tra l'altro di Presunto Colpevole, che è collegato con noi da Milano. Steffenoni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori.
Allora, le faccio questa proposta. Intanto vediamo questa vicenda di Yara, la conosciamo meglio attraverso la ricostruzione di Caterina Bizzarri e poi la commentiamo insieme. Benissimo. Yara Gambirasio scompare il 26 novembre scorso. Sono le 18.30 quando la 13enne studentessa modello e promessa della ginnastica artistica viene vista l'ultima volta nella palestra dove si allena abitualmente, la polisportiva di Brembate nel Bergamasco. Alle 18.44, quando dovrebbe essere già a casa, Yara risponde all'SMS di un'amica e poi, a partire dalle 18.50, il suo cellulare resterà spento. La scomparsa della ragazza mette in allarme la famiglia, che chiama i carabinieri. Il 19enne Enrico Tironi, intanto un vicino di casa, dice di aver visto Yara parlare con due uomini vicino ad un'auto. Viene denunciato per falso e procurata allarme. Le ricerche cominciano subito. Per cercare la ragazzina sono a lavoro anche i volontari della Protezione Civile con i cani molecolari, che portano gli addestratori verso un'uscita laterale del centro sportivo, verso Mapello, nella direzione opposta alla casa di Yara. Qui il cellulare aggancia per l'ultima volta la cella telefonica. Protagonista delle ricerche, Joker, un cane svizzero che porta gli investigatori nelle cantiere di un centro commerciale, in particolare nel deposito degli attrezzi. Scattano anche i controlli all'interno della palestra. Viene perquisita anche la casa del custode, ma le ricerche non daranno alcun esito. Nel frattempo, alcuni testimoni raccontano di aver visto la sera della scomparsa di Yara un furgone bianco con alcune persone a bordo. Dopo una settimana i carabinieri tornano nella polisportiva per sentire gli iscritti, gli istruttori, mentre continuano ad arrivare delle segnalazioni ed anche una lettera anonima all'Eco di Bergamo, che parlano di nuovo di un furgone bianco. Ma di Yara nessuna traccia fino alla svolta di sabato sera. E la svolta l'abbiamo raccontata, c'è stato questo fermo, si parla di due italiani, uno forse due italiani che sarebbero coinvolti in questa vicenda. Luca Stefenoni, che idea si è fatto? Io devo dire che non riesco ad usare l'imperfetto, Yara colpisce per essere poco più che una bambina, no? È una bimba che va bene a scuola, che è una promessa della ginnastica, il suo apparecchio per i denti, e dunque immaginare sia finita nelle mani dell'orco o degli orchi fa veramente paura, non so come dirlo meglio. Certamente. Diciamo innanzitutto, ricordiamo sempre che siamo ancora nel campo delle ipotesi, siamo ancora in un momento in cui la parola cautela andrebbe scritta a caratteri cubitali su tutti gli interventi, sia giornalistici sia televisivi, che facciamo. Speriamo che l'ipotesi che è stata fatta, per quanto suggestiva sia, sia soltanto un'ipotesi. Certo è che insomma, una linea seguita dagli inquirenti in questo momento sta andando verso una direzione precisa. Curioso come, dal punto di vista per un criminologo, diciamo, interessante il fatto che ci si è arrivati e non con mirabolanti operazioni tecnologiche, ma ci si sta arrivando con i vecchi sistemi, un cane, abbiamo visto, la conoscenza del territorio, la conoscenza delle persone. E questo è un dato abbastanza significativo. Beh, un'altra anche cosa, attraverso l'uso di una intercettazione. Ovviamente, sembra, no? Ovviamente, certo. Oramai abbiamo questa sorta di braccialetto elettronico che ci segue in tutto e che fa sempre parte di qualsiasi tipo di indagine. Però siamo rimasti, come dico, ancora su un ambito territoriale. Sembrerebbe che Yara non si sia spostata né sia stata spostata, sono stati fatti dei controlli lungo la strada d'uscita dal paese grazie alle telecamere, per cui ci stiamo muovendo in un ambito territoriale ben definito, è un'altra certezza, e adesso vediamo. Io sono sempre molto preoccupato da queste esplosioni di emotività che possono poi portare ad errori. La storia purtroppo insegna che ne abbiamo visto anche uno abbastanza di recente. Chiamarlo errore ancora un pochino presto, però insomma parla di Avetrana? Sì, parlo di Michele Misseri, parlo di come erano partite le indagini, no? Per cui ecco, ci tengo sempre a un pochino di cautela, a quella prudenza, diciamo, che dovrebbe essere, esatto, diciamo, il nostro faro, no? Senta, le chiedo. Sono passati 10 giorni, perché era il 26 novembre.
Io sono assolutamente d'accordo con lei e mi auguro davvero che ci stiamo sbagliando e che alla fine questa storia abbia un esito diverso da quello che però tutti immaginiamo possa avere, no? Il passare delle ore e dei giorni in questi casi è un indicatore purtroppo chiaro, o mi sbaglio? Assolutamente sì, diciamo che quando... Adesso sicuramente non è questo il caso, ma ci fosse stato un allontanamento volontario, generalmente si risolvono queste cose qua, si risolvono nel giro, non dico delle classiche 24 ore, ma comunque in tempi piuttosto ristretti. E poi torno a dire il fatto che dal paese non siano uscite delle macchine sospette che non sono state controllate, eccetera, insomma fa indicare che siamo in quell'area. E quello che mi non mi stupisce, ma mi conferma un po'... una delle problematiche che emergono sempre in queste storie è come questi percorsi, nel caso di Avetrana il percorso poi non c'è stato, perché il percorso è stato da casa di Sabrina, scusi, di Sara Scarzi, a casa di Sabrina, sì. Questi famosi 500-600 metri eccetera, sia in questo caso qua sono dal punto di vista territoriale degli spostamenti vuoti, cioè noi oramai viviamo soprattutto fuori dalle città. Le persone generalmente pensano che la città grande sia più pericolosa, però di fatto queste cose accadono sempre di più in zone dove non c'è un negozio, dove non c'è una piazza, dove non c'è cioè si parla sempre di questo controllo sociale molto teorico. Poi di fatto il percorso che Yara ha fatto da centro sportivo fino a casa è un percorso totalmente vuoto, e questo appunto mi fa riflettere un pochino come sia non il timore verso gli altri che deve spingerci a prevenire questo genere di cose, ma anzi il contrario, proprio, cioè, lo stare più in mezzo alla gente paradossalmente rende meno frequenti episodi di questo tipo, che purtroppo è inutile fingere, ma esistono, sono numericamente pochissimi per fortuna, però ci sono, insomma. Allora, grazie Luca Steffenoni, grazie per essere stato a Life. Noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, solo qualche minuto, poi torniamo a parlare del paese, della fotografia del Censis, ma anche della qualità della vita, l'indagine che fa il Sole 24 Ore. Italia Oggi, insomma, ce n'è da raccontare, ci troviamo tra pochissimo. It's my life.